Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Alone in the Dark, signori. Proseguono le nostre indagini. Siamo nel capitolo 2, siamo apparentemente tornati. Gli oggetti obsoleti sono stati archiviati. Ok. Capitolo 1, capitolo 1, va bene, archivio. Vabbè, il capitolo 2 Well, ancora non detective. troviamo granché. Siamo tornati nel nostro universo, nella villa, e ci troviamo alla reception. Apparentemente, quindi andiamo a vedere dall'ufficio del dottore. Noi possiamo. Vabbè, intanto andiamo. Allora, qua ci dovrebbe. Abbiamo le chiavi di Battista. Scusate, eh. Adesso possiamo spippolare un po' di più, signori. Quindi andiamo a vedere un po' quello che Paul, you're possiamo right about plating the recuperare. boiler. Interrompiamo le letture, ve le leggo io. Allora, Paul, avete aspetta, mi sposto sempre perché non vedo col riflesso. Avete ragione a proposito delle piastre sulle caldaie e l'orologio. Qualcuno li ha manomessi e credo di sapere chi è stato. Hanno qualcosa a che fare con gli episodi di Jeremy e con le sue sparizioni notturne. Ora ciò che importa è che teniate gli occhi aperti per trovare gli altri pezzi. Voglio capire come riparare le piastre. Se doveste recuperarne qualcuno, fatemi sapere. Lotti. Dite a Lotti di dare un'occhiata al pozzo nel giardino della cucina. Noi in realtà lì avevamo visto qualcosa, ma non sapevamo come recuperarlo. Quindi, una cosa ce l'abbiamo, un pezzo sappiamo dov'è, poi dobbiamo capire come recuperarlo. Voi ragazzi, mi raccomando, come sempre, vi dicevo, lasciate like e commentate per supportare questi video. Chiave della stanza 6, ok. E insomma, fatemi sapere la vostra. E luci spente, cuffie, volume a palla, atmosfera e via. Dr. Elmore Lee Gray, his. Allora, elenco del personale: dottor Elmore Lee Gray, direttore meccanico, volume maggiordomo, governante. Vabbè, stanze. Allora, noi abbiamo la chiave 6 di Elisabetta Perosi. Ok. Ho visto il vostro riparazione della caldaia. Ho visto il vostro avviso nel locale caldaie. Dovreste sapere che il signor Change non tornerà. Non ho ragione di recarmi in quella stanza. Ma potete prendere una valvola dalla cantina per impedire al vapore di fuoriuscire. Siate prudente. Valvola dalla cantina, ma noi dove siamo stati finora, una valvola credo che non l'abbiamo individuata, non l'abbiamo vista. Ok, questi vabbè sono i collezionabili però, anche per capire che roba è. Dossier dei pazienti. Allora, Cassandra Beauregard, 46, numero della stanza, responsabile, ok, motivazione del ricovero. Vediamo magari qualcosina di questi qua. Penso siano un po' tutti. Cassandra soffre del blocco dello scrittore e deve completare la sceneggiatura cinematografica entro la fine di giugno. Secondo il signor Chardot, l'abuso di barbiturici le sta offuscando la mente e rischia di rovinarle la carriera. Storia personale. Cassandra è un'autrice di gialli molto apprezzata che ha raggiunto la fama partendo da una condizione di povertà. 5 anni fa tentò di togliersi la vita gettandosi da un balcone. L'incidente l'ha resa storpia e ora dipende dalla sua sedia a rotelle. Impressioni diagnostiche. A seguito del suo tentato suicidio, Cassandra soffre di mal di schiena cronico. Assume morfina per riuscire a deambulare, ma ha sviluppato una dipendenza con conseguente perdita dell'effetto desiderato. L'abuso di farmaci le annebbia la mente, impedendole di concentrarsi sulla vita reale. Per salvarsi da tale stato, inventa storie per colmare i vuoti nel suo processo di pensiero, il che richiama la sindrome di Korsakoff. Piano terapeutico, innanzitutto va disintossicata dalla sua dipendenza dai farmaci, con la speranza che risolva la sua tendenza compulsiva a mentire. Quindi occorrerà alleviare in modo permanente il suo mal di schiena mediante un intervento chirurgico. Per concludere, affronteremo i pensieri suicidi. Data del ricovero, 15 marzo 1930. Io ragazzi vado a leggere questa qua, non l'abbiamo ancora vista perché noi abbiamo visto due... la bambina che sembra essere questa in realtà e quell'altra, quindi 11 anni, questa 47, no, l'altra signora, ragazza, era un po' più giovane. Li leggo perché naturalmente fa parte del comprendere quello che è l'ambiente di gioco, la situazione in cui ci troviamo, quindi.
Andiamo a vedere Grace Sanders, responsabile, ok, motivazione del ricovero. La madre insiste per la rigida supervisione da parte di un impeccabile gentiluomo, onde evitare ulteriori perversioni adolescenziali. Storia personale, la famiglia di Grace è di origine benestante, la sua infanzia appare ordinaria e ha trascorso gran parte del tempo con insegnanti privati e amici di famiglia. Suo padre è morto di recente, lasciando alla madre di Grace la tutela esclusiva della figlia. Tra l'altro il nostro detective, quando l'ha vista, ha detto, ma noi già ci conosciamo, quindi attenzione. Allora, impressioni diagnostiche. Grace ha difficoltà a gestire la perdita del padre, reprime deliberatamente i suoi sentimenti al riguardo e non riconosce appropriatamente il trauma sofferto. Piano terapeutico, Grace non serve nulla di straordinario, ha solo bisogno di una guida genitoriale. In seguito potremmo lavorare sui suoi sentimenti verso il padre. Date il ricovero 16 settembre 1928. Noi credo che non abbiamo una data precisa in cui siamo qua, nel senso ancora non ci ha detto proprio in che anno siamo, siamo sempre giù di lì per carità, però questa del 28, quell'altra nel 30, quindi. Malcolm McCarthy, motivazione di ricovero, McCarthy si è ricoverato a Derceto, mi viene deserto, non so perché, Derceto, dichiarando di avere bisogno di un po' di dannato riposo. Storia personale, McCarthy asserisce di aver lavorato come avvocato a Baton Rouge, ma che non può entrare nei dettagli per via di una controversia legale. Il suo passato resta sostanzialmente un mistero, tranne per qualche indizio occasionale buttato lì durante le conversazioni. Impressioni diagnostiche, McCarthy è un uomo ansioso e alcolizzato, dice spesso mezze verità a causa di una profonda incapacità a fidarsi degli altri. Piano terapeutica, McCarthy servirà del tempo per aprirsi, fargli trascorrere del tempo con il cane di Jack o con il bambino potrebbe giovarli. La loro natura inoffensiva lo aiuterà a sviluppare un senso di fiducia. Questo nel 29 è stato ricoverato. Forse è questa che avevamo visto? Età 33, forse? Indirizzo è di Napoli la signora. Si chiama Elisabetta Perosi, quella di cui abbiamo la chiave della stanza. No, forse non è quella però. Motivazione del ricovero. Perosi si è introdotta a Derceto ed è stata trovata vagante nel salone principale. Era confusa e soffriva di amnesia parziale. Insisteva di vivere qui e ha offerto di pagare per la sua permanenza. Storia personale. Perosi sostiene di aver fatto parte della colonia degli artisti di Astart una ventina di anni fa. Un'affermazione che sembra falsa, vista la sua giovane età. Sembra, crede, di essere una trentenne. A quei tempi sarebbe stata una bambina. Sembra ragionevole affermare che la sua storia è immaginaria, deliberatamente o meno. Impressioni diagnostiche. La storia di Perosi è peculiare perché ha ritrattato le sue affermazioni sulla colonia degli artisti. Ora non sostiene più di essere Elisabetta Perosi. Tuttavia le ricerche del mio personale hanno confermato che a quei tempi c'era davvero una Perosi sui 30 anni. Lei sembra essere più giovane, apparentemente. Però noi abbiamo visto anche questo salto temporale che abbiamo fatto noi con quel marchingegno, quindi che ne sai? Cioè temporale, in realtà di luogo, non di tempo apparentemente. Comunque, il piano terapeutico, volevo contattare la vera Perosi, ma pare che l'intera colonia sia scomparsa la notte del 29 settembre del 1915 durante un uragano. Dovrò fare le cose con calma e capire da dove sia derivato questo momento di personificazione. Questa ci sta dal 27 qua. Poi abbiamo Ruth Tallant, questa qua avevamo visto, ok, in 29 anni, stanza 2, parte rispondente, ok. Motivazione del ricovero, il padre di Ruth desidera che sua figlia si ritiri dalla vita notturna di New Orleans per il prossimo futuro, teme che il suo spirito esageratamente libero stia danneggiando la reputazione della famiglia. Storia personale, Ruth proviene da un ambiente facoltoso, la sua famiglia possiede diversi hotel e ristoranti, a differenza dei suoi familiari il suo senso dell'avventura l'ha portata in giro per il mondo, compresa la Francia durante la Grande Guerra, in qualità di fotoreporter. Nell'ultimo decennio è stata oggetto di molti pettegolezzi ed è stata definita una flapper con tendenze ninfomani. Impressioni diagnostiche, nonostante le motivazioni frivole del padre per il suo ricovero, Ruth sembra un caso interessante. È briosamente spontanea e parla apertamente della sua vita durante la guerra e dei suoi incessanti festeggiamenti dopo essere entrata negli Stati Uniti. Ammette di essere deviata sessualmente e non prova rimorso. Piano terapeutico, la sola permanenza a Derceto dovrebbe far miracoli per Ruth, se non altro per la reputazione della famiglia. Ruth non deve cambiare, ma con la terapia potrei riuscire a farle provare un'empatia verso i suoi familiari. Dubito che si calmerà e diventerà monotona come loro, ma almeno potrebbe provare a essere più discreta in futuro. Questa sta qui dal 1928. Like all the patients are accounted for, except for Jeremy. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Ok, per il momento non abbiamo la combinazione, ma ci fa vedere poi sulla mappa magari cose che abbiamo trovato. Sì, c'è un rompicapo, immagino che sia per l'appunto la cassaforte, insomma. Va bene. Siamo venuti da lì. Qui dovrebbe esserci l'ufficio. Need the key. Il doc, vabbè, noi riandiamo qua e vediamo un attimino. Allora, noi da... Scusate,
Stanza della terapia dovrebbe essere qua. Ok. Ma non c'è niente. Apparentemente no, infatti è... La reception però mi dà esplorato ma non completato. Cos'altro c'è nella reception? Ah, è vero, ste cose io non le avevo prese. Vabbè, qua se suona, non è che... Un timbro. Forse solo il timbro dovevamo prendere, giusto? Yes. Poi dall'atrio possiamo andare... Adesso abbiamo la chiave della biblioteca, perché adesso è sbloccabile, infatti ce lo segna anche, e... invece sono bloccate, porta sprangata, va bene. Allora, andiamo verso la biblioteca. Ok. Sì, basta tenere premuto, per evitare di andare là, cioè... se facciamo così va direttamente alla mappa, però, però... E vi devo dire la verità, mi sta intrigando questo Alone in the Dark. Come detto, potrebbe non essere il gioco del secolo, insomma, però. Però devo dire che l'atmosfera c'è. Allora, nella biblioteca, poi dobbiamo andare anche nel salone a prendere la... un pezzo della cosa che avevamo visto là. Allora, questo è piantagione perduta della Louisiana. Allora, piantagione perduta della Louisiana, terra di pericolo 1917. Derceto era una piccola piantagione sulle sponde orientali del lago Pontchartrain, ritenuto Pontchartrain. Non lo so, fate voi, pronuncia a caso qua. Ritenuto non idoneo alle attività industriali. Il terreno fu venduto per soli $30 a Elia Pickford nel 1818. Pickford occupò centinaia di lavoratori dalla vicina New Orleans per disboscare l'area e costruire una villa sul lago con una suggestiva facciata in stile neogreco. Derceto mantenne una modesta produzione di periche e indaco fino alla guerra di secessione. Durante l'epoca antebellica, Derceto fu origine di molte voci su voodoo e stregoneria. Chi viaggiava sul lago riferì di aver visto della gente danzare di notte davanti a dei falò, agitandosi ed emettendo strani versi. Il 17 giugno del 1862 il capitano J.V. Norton dell'esercito dell'Unione riportò di avere condotto un gruppo di incursori dalle navi ancorate sul lago Pontchartrain per occupare Derceto e liberarne gli schiavi. Il capitano fu sorpreso quando si rese conto che i lavoratori contrattaccavano con uno zelo senza precedenti. Il racconto di Norton descrive questi uomini e queste donne come dei fanatici. Nonostante i suoi tentativi di placare gli incursori, nella confusione generale Pickford fu raggiunto da un colpo di fucile. Il capitano Norton abbandonò la villa in fiamme e si ritirò a bordo delle sue navi con i suoi uomini. Derceto fu lasciata in rovina per diversi decenni. La proprietà del terreno fu contesa a lungo, fino a tornare nelle mani della famiglia Ledox nel 1901. Negli anni successivi furono presentati diversi verbali di polizia, poiché Ledox stavano cercando di liberarsi di un accampamento di abusivi sul loro terreno. La polizia effettuò molte ispezioni per scacciare i trasgressori, ma la gente continuava a tornare. Il 1 novembre 1907 l'ispettore Lagresse condusse un attacco letale per salvare parecchi bambini rapiti dagli intrusi. In diversi furono uccisi e molti altri vennero incarcerati. L'anno seguente i Ludox ricostruirono Derceto, incorporando le antiche fondamenta in pietra e aggiungendo una magnifica serra in ferro battuto. Le terre coltivabili furono reclamate dai boschi circostanti, diventando non redditizie come piantagione. La casa venne trasformata in una colonia per artisti. La colonia degli artisti di Astarte era un gruppo di artisti di successo, tra cui il pittore Henrik Cassel e il poeta Nora Kate. Il gruppo era anche noto per la Crewe del Mardi Gras, intitolata I Pirati di Pontchartrain. Il 29 settembre 1915 un uragano tropicale colpì la Louisiana, causando l'esondazione del lago Pontchartrain a New Orleans. Per via della posizione remota di Derceto vi vollero quasi 2 settimane prima di rendersi conto che la colonia era abbandonata. I 12 artisti residenti erano svaniti senza lasciar traccia. La villa vuota di Derceto si erge ancora sulla riva del lago Pontchartrain con gran parte della sua facciata intatta. Attualmente i Ludox non hanno intenzione di riparare la casa. Guarda che lo fa apposta, lo sente che non sai pronunciarlo, lo scriviamo 600 volte, tiè. Allora, vediamo...
qui nella biblioteca abbiamo preso tutto. Quindi andiamo alla prossima stanza. Ople. Allora, qui c'è un fucilazzo. Posso? No. L'hai segnato che c'è un fucile, no? Io lo segnerei, che quello secondo me ci tornerà utile. Che già stiamo senza munizioni? No, qualcosa ce l'abbiamo, ok. Scusa, la salute è così poca, ce n'abbiamo. Allora, qua dov'è che andiamo? Nel salotto. Andiamo anche nel salotto, che è un vicolo. Porta bloccata. No, questa è chiave della stanza 6, quindi. No, e non sappiamo neanche come arrivarci in linea teorica, perché... What is going on? Siamo sempre qua, ok. Oh, zitti, zitti, questo... Perfetto, questo ci serve per aprire la cosa del giardiniere, credo. Posso prendere pure il fucile? Ah, no, non c'è più. Ah, no, avevo avuto l'impressione che brillasse qualcosa. Ma cos'è questo squacquerume? Tutto normale? Pare di sì. What happened? Everything's normal again? Non lo so, me lo so chiesto pure io. Facevano colazione, proprio in scioltezza. Allora, andiamo a vedere a questo punto Allora, ah no, qua non... Allora, abbiamo visto che nel pozzo, tra virgolette, non potevamo raccattare niente, il pozzo della cucina. Però vediamo la scala che ci serve. Ah, forse la possiamo mettere là come scorciatoio. Ok, adesso sì, vai. Apri. Got it. Tubo dell'acqua, forse questo ci può aiutare a prendere. Nice. Non lo so in realtà, ma vediamo. Allora, un attimo, perché... Ah no, in realtà qua possiamo aprire questo. Ah, mettendo l'acqua magari va verso... Aspetta, ma devo seguire il tubo? Ah no, questa va qua. Però prosegue. Allora, aspetta che qua c'è qualcosa anche. Gatto mummificato. Beh, te l'avrei lasciato volentieri. Buttala dentro, va. Mettici questo. Vabbè, se tirava il capo ci arrivava uguale, non serviva la prolunga. Però adesso il secchio sale, cioè abbiamo il pezzo che possiamo mettere alla caldaia. Vai. Perfetto, il pezzo di una pasta decorativa più grande, di qualità scura, con effetto ossidato. Anche se credo ne mancavano di più nella caldaia, o sbaglio? Poi dobbiamo andare anche al piano superiore eventualmente. Però, qua... E vabbè, non so se andarci. Scusa. Aspetta un attimo. Là, vabbè, una semiscorciatoia. Ok, ma qua non.
Ci serve una chiave. Non ci prova neanche. No. E vabbè. Allora, serra, porta bloccata. Scusa, io ero venuto da qua, giusto? Poi da qui avevamo fatto il giro qua sotto per andare a portare. Ma qua non si rientra. Qua proprio no, eh. Mamma. Allora, potremmo anche salire, tra l'altro, oppure... Qua c'eravamo andati? Qua era chiuso? No, c'eravamo andati, avevamo aperto il bagno e non ci stava niente, sì. Questa mi sa che... non... Questa è proprio bloccata. Provo... Ci aveva parlato anche di una valvola in cantina, ma... Like some kind of rot. It's another plate for the talisman. Like the other one, it's broken and missing some pieces. No. Questo l'avevamo, pezzi della piastra. You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate. Aspetta. Lo sai, signor, ho visto un pezzo di quella piastra che ha rotto Lisa. Penso che volesse nasconderlo, ma non è stata molto brava. L'ha gettato nella stanzetta con tutti gli attrezzi dietro la caldaia. L'ho lasciata lì, non volevo metterla in imbarazzo, prendendolo mentre stava guardando. Così siamo andati al piano di sopra a giocare a backgammon. L'ho lasciata vincere perché è tanto triste. Il pezzo era simile a quello nella stanza di Cassandra, ma di quello sapeva già, giusto? O la tua vista è tanto offuscata? Spero che non ti dispiaccia per i tuoi occhiali. Hai un'aria da ebete solo quando strizzi gli occhi. Forse se avessi più occhi vedresti queste cose. Vorrei che avessi tutti gli occhi che ti servono. La tua ospite preferita, Grace. Quindi nella stanza di Cassandra ce n'è una e un'altra quindi sta qua. L'ha gettata nella stanzetta con tutti gli attrezzi dietro la caldaia. Allora, non so se intende quella dietro la caldaia, ma se io passo... Scusa, io ci provo. Vabbè, immaginavo. La valvola non l'abbiamo ancora trovata. E a meno che non c'è un'altra stanzetta degli attrezzi da ste parti. Questa è la cucina e va bene, vediamo che succede però. Perché c'è una cutscene. Poi dobbiamo andare a rivedere nel documento qual era la stanza di Cassandra, perché noi abbiamo la chiave della stanza 6. Sta bene fame, a detective, di la verità. Kitchen. I assure you. I'm sorry. I promise you. Mr. Hartwood is nowhere near my kitchen, and neither should you be. Don't make me kick you out of this house. Sorry. Now get out. Vabbè, anche con più delicatezza, cioè nel senso. E che se fa così? Allora. Rivediamo qua se c'è. I need the key. Ma scusa, le chiavi di
Giambattista, dai, cazzo. Forse abbiamo aperto tutto quello che potevamo aprire. Ok. Quindi, vabbè, ripassando in alcune zone rispunano determinate cose. Molto bene per noi. Vabbè. Allora, la stanza di Cassandra in linea teorica. No, non stava scritto qua. No. Jeremy. Ah, ok. Mo stava di... Effettivamente dovevo scendere, perché là l'avevo letto Cassandra, ma qua effettivamente... stanza 8, va bene. Non abbiamo le chiavi, in ogni caso. Ma andiamo a vedere. Andiamo a salire. It's wedge shut. La servitù, ok. Stanza Perosi, stanza Battista. Da qua posso passare da qualche parte? No. Ma scusi, ma poi tutto sto coso qua, ma te pare? Allora, questa pure è bloccata e non possiamo sbloccarla apparentemente. Quindi io da qua devo usare le scale dall'atrio. Quindi sì, forse conveniva usare sta scala e risalire qua. Anche se dovevamo andare pure là in cucina. Allora, di qua ste due stanze. Uno, due. Ok, qua... Aspettate perché io mi perdo. Reception... No, no, sono quelle che abbiamo visto apposta. Provo a salire. Perché una cosa comoda sarebbe stata la freccetta del personaggio che sai dove sta indicando. Perché sennò te dai il pallino ma non sai da che lato stai. E queste... Boh, capiamo che roba è. This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book. Okay. Looks like the plate that held the talisman in the séance room. But it's broken and missing some pieces. Me ne manca un altro. Allora, qua vabbè, naturalmente devo risolvere sto coso intanto. I need the key. Questa che stanza era? Il soggiorno. E dal soggiorno potevamo andare alle altre stanze. Ok. Beh, spero allora che... Aspetta, quest'altra, se no siamo fottuti. Salve. Questo è quello che beve, che c'ha i suoi problemi. Vabbè, tutti c'hanno problemi, no? You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, girl about yay high. Can't say that I have. Why are you asking? Well, I'm looking for her. Is she in trouble? No. She's just hiding somewhere. We can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, detective. I'll scratch yours. So dice lui. Allora. McCarthy reminded Detective Conby of an old barfly he used to know. He detested him. There was no getting around it.
McCarthy was going to have a hard time getting on his good side. Ok. Allora, da qua si può andare pure là per andare al piano rialzato? Beh, ce lo dovrebbe dire se poi sono bloccate le porte. Noi comunque proviamo a vederle un po' tutte. Però. Allora, qua... Ok. Quindi qua non ce l'ho... Ah, però comunque vedete, ci stanno cose in più, perché questo prima non c'era, non lo potevamo prendere. Indizio. È arrivata Emily. Ah, e chi l'ha fatto? Emily's here. Una bambina, apparentemente, dalla voce e dal... Oddio, dal disegno, poi dipende. Io disegno peggio, quindi... Là ci andiamo dopo, nell'altro salone. Qua. Ok, poi vediamo pure la porta. Intanto apriamo cose dove non troviamo niente. Questa è la stanza di Baptiste Grace. Cassandra sta dall'altro lato, è bloccato al momento. Questa la possiamo aprire. La stanza della Perosi, là ce l'abbiamo la chiave, quindi si dà alla box. Ok. Cazzo, non mi dà mai niente. Quindi abbiamo preso tutto qua apparentemente. Sì. Peccato, peccato. Vabbè, qualche medikit. Ci vuole pure da un medikit. Un bel po' di proiettili eventualmente. Ecco, grazie. Tre proiettili, si è sprecato, no? Qua possiamo usare la chiave. Huh. How eccentric. Beh, oddio, stravagante. Un pochino, però. These paintings got some grim-looking rot on them. Li devo montare in modo tale che combaci? Cioè montare, tra virgolette, completa la forma con il putridome sui dipinti. Penso, eh. E poi ci sono dei nomi, tra l'altro, che... Questa potrebbe anche andar bene così, in realtà. Questa sicuro no. Hmm. Però ce l'ha tolto, quindi apparentemente è completa così. E abbiamo dei nomi: William E. Erges, Franklin Mosig e Nora Kate. The Astarte Artist Colony. Aspetta. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. E questi sono i personaggi che... Ok, allora abbiamo... Non so da dove parte però, se da sinistra a destra, però facciamo... Erges, Mosig e Kate. Erges... 2... 4 e Kate, Mosig e 9. 2, 9, 4... 2, 9, 4. Aspetta che me lo segno, scusate un attimo. 2, 9, 4. Ah, tra l'altro comunque con la modalità moderna di... Dopo un po' ti arriva anche il consiglio, ma noi già l'avevamo trovato, quindi va bene. Allora, diario di Perosi. Allora, dovrò ricordarmi di come tirarli fuori nuovamente. Se si trovano là dentro è per una buona ragione. Sono certa che sia ancora in grado di sussurrare la risposta alle orecchie delle persone sbagliate, ma non per molto. Presto la vedrò bruciare. Il caprone nero verrà sacrificato per porre fine a tutto questo. Allora tutto sarà finito. Addio Derceto e tristemente addio Astarte. Questi impavidi pirati di Pontchartrain che possiate navigare fino a raggiungere la sponda del lago Ali.
E non so se devo, se è la combinazione da mettere nel talismano che poi ci può portare da qualche parte. Possibile. Oppure no. Looks like alchemy or star constellations. Che si ricollegano magari a... Aspetta. I did it. L'ho fatto, ho varcato la soglia della mia agognata destinazione senza un dispositivo di messa a fuoco. Ora il mio talismano conosce queste strade e non ho bisogno delle piastre. Posso trovare la Fayette tanto facilmente quanto la mia stanza. Ho visitato la tomba di mio padre e ho visto la cripta che mi aspetta. Grazie per aver aperto queste porte. Adesso devo farmi coraggio e tornare al tumulo ripugnante fuori dall'impianto di trivellazione. Spero che al mio ritorno vi sentiate meglio, Jeremy. Allora, in realtà a questo punto vorrei vedere se questo combaciano, se i numeri combaciano. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, quindi acquario è. Noi abbiamo 2, quindi sarebbe pesci, che il simbolo è questo. Poi abbiamo il 9 e il simbolo sarebbe questo qui. E poi abbiamo il 4, il toro, che sarebbe così. Vediamo se magari questi combaciano alla, alla combinazione poi di quest'altro. Quindi abbiamo il primo simbolo, dovrebbe essere questo, il secondo questo e il terzo il toro. Ok. Got it. Perfetto, piastra rotta. Prendila, il pezzo di una piastra decorativa di qualità scura un effetto ossidato. Quindi questa si può mettere là dove stanno. L'orologio a pendolo, diciamo così. Ecco, c'è un problema però. C'è un discreto problema. Ammazza, guardi i bagarozzi sul muro. Aia. Rimani fermo e cerchiamo di non acciaccare ste merde allora. E io ce l'ho da fare, scusate. Ah, ok, è tornato normale, no? Ma se io adesso... Aspetta che se teniamo premuto torna a quello che pop-uppa. Il Detective Car mi faticò molto a capire cosa fosse accaduto. Sembrava come quando era stato risucchiato nei quartieri francesi, ma con minor forza e intenzionalità. L'aveva causato lui o era stato qualcos'altro? È la narrazione, diciamo, di quello che accade. Però... non lo so cosa sta succedendo, però io prima di andare dall'orologione andrei a vedere qui questo a posto così. Le porte qua erano tutte chiuse, no? Questa sì, quest'altra in realtà non avevamo fatto in tempo a vedere, infatti c'è. Ma bloccata. A posto, quindi l'unica cosa che possiamo fare è mettere questo pezzo qua, qua fuori e capire se ci servirà a qualcosa. I think I've seen this somewhere. Sposta l'indicatore, sposta l'indicatore. Seleziona il pezzo. Spostavo questi, ma non avevo visto che c'era la possibilità di ruotarli effettivamente, quindi allora, vediamo se andare qua. Dimmi te. Avendoli. Ruotati. No? Questi tondi forse non...
combaciano tanto. Questi tondi, queste mezze lunette. Ma anche così non è che combaciano più di tanto, non vorrei di niente. Allora, gli altri... apparentemente ci potrebbero anche stare, ma ho sbagliato perché? Perché questo c'ha sto pezzettino qua che va qua. Oppure questo... eh no, però questo... no, no, questo... va qua perché c'ha quell'angoletto, vedete? C'era la zampetta. C'era la zampetta. I think the clock broke. Or maybe it just stopped at a very precise place. Fammi vedere. Si è fermato a 3, in realtà segna quello. 3 4 e 6. Tre, quattro, sei. E ripara prima, trova i numeri del talismano nascosti sull'orologio astronomico. 3, 4, 6 in linea teorica, allora. No. Ok. Dove stava il coso del talismano però che potevamo usare? 3, 4, 6... ah, da qua. 3, 4, 6, no? E allora 3, 6, 4, oddio, dipende come... no? Sei, tre, quattro. Ma più che altro non... a meno che non deve girare. Allora così, sei. Sei, quattro, tre, ok. There's a picture in the black glass. It's showing me something. It's the hallway outside Jeremy's room. Che sta Jeremy, vabbè, questo qua davanti. Adesso. E si diceva raggiungi la stanza mostrata dal talismano. Allora, aveva detto il disimpegno davanti alla stanza di Jeremy, o sbaglio? Che in realtà sarebbe... non so se questo intende... no? Scusa. Quello che ha detto lui. Ah. Era un po' più avanti, ok. As his pride... man mano che il suo orgoglio svaniva, il detective Carnby fu pervaso da una sensazione di disagio. Era riuscito a entrare in un mondo tutto nuovo. Com'era possibile? Perché l'aveva accettato tanto prontamente? Ma una cosa gli era chiara. Non avrebbe trovato risposte continuando a mettere in dubbio la realtà. Sapendo solo ciò che aveva letto negli appunti di Jeremy, Carnby si diresse verso il tumulo ripugnante per cercarlo. E... si può... allora, I made it. I entered another one of Jeremy's memories. Non ne sarei così fiero, però, eh.
Cerca genere all'interno del tumore ripugnante al di là dell'impianto di trivellazione. Allora qua è bloccato. Penso che potrebbe finire male, eh. Allora, maggio 1923, lunedì, tutto regolare, pronti alla consegna, manutenzione e ispezione della pompa dell'olio. Eventuali manomissioni possono causare gravi perdite se non prevenute correttamente. Martedì, consegna effettuata in ritardo, manutenzione e riparazione del ponte di servizio. Mercoledì, i prospettori hanno accettato con riluttanza di mostrare il tumulo funerario al signor Artwood, un pittore che ha letto dei nostri ritrovamenti sui giornali. Vuole tornare domani per capire come potervi accedere. Giovedì, gli sforzi del signor Artwood hanno subito un ritardo. La sua presenza sembra innervosire gli operai. Artwood ha promesso di non tornare nell'area dei lavori. Ha deciso di accettare un'offerta di Lofsier, il capitano del battello, che ha intenzione di condurlo al sito domattina. Speriamo che questa storia finisca e che il lavoro possa proseguire. Manutenzione. Il ponte della torre petrolifera in direzione del Bayou è crollato. Si sospetta una manomissione. Ora il diavolo a guidarci. Ma qualche proiettilino me lo puoi pure dare, perché ecco, per l'appunto, magari qualcuno in più, no? Ma di più ancora. Niente. Era una Findus. Ok. Allora, qua non ce l'abbiamo la mappa, quindi ci facciamo poco. Queste qua non ci sono utili, non sono anche raccoglibili apparentemente. Ok. Anche qui la situazione. Allora, fammi vedere se posso prima entrare qua. No, qua è chiuso. Locked. Piano piano, magari. Niente. Cos'è? Chiave della banchina. Ok. Ok, questa la sblocchiamo. Allora, mo devo capire qual è però la banchina. Penso di... no, però... vabbè, vediamo se la chiave era di quest'altra casupola qua. Ok, sì. Magari era di qualche altra parte, invece no, siamo ancora qui in zona, che è una cosa buona e giusta in realtà. Ah, addirittura al massimo stiamo coi proiettili. Non me lo aspettavo. Beh, drink al massimo, magari ce ne beviamo uno e recuperiamo. E leva del ponte, ok.
Got it. E c'è qualcuno. Dov'è che erano i proiettili? Là dentro? Ok. Allora io posso scendere da qua, immagino, però. No, perché se usciva mandava via subito i proiettili. Che schifo, ma che è? Sperare un attacco rapido. Sperare un attacco pesante. Ok, andiamoci a riprendere immediatamente i proiettili. Ma com'era così? Attacco rapido, attacco pesante, vabbè. Col corpo a corpo, immagino sempre. Scusate, io a sto punto mi ripio due corpetti che ci fanno comodo. Aspetta, ho sbagliato l'uscita. Dai, vai. Almeno. Mezzo metro dovevi fare comunque, mo non vorrei essere pessimista, questo non siamo. Qua sotto. Allora, signor detective, mi raccomando, Vabbè, il nostro ancora non l'abbiamo usato, quindi c'è niente. Il drink non ci serve per ora. Ci salutiamo, signori, che se non andiamo troppo per le lunghe. Ecco. Aia. Mazze schienata, Interessante. Rimango qua sul legno, magari. Allora. Mira, aia. Cazzo però. Merda. Merda. Vattene, vattene. Cristo santo. Porca puttana. Dai. Bravo, questa risposta, sto rincoglionito di merda. Ah, ma allora vengono. Comunque ci fanno malissimo. Ho consumato quantitativo di medikit in un sol colpo, impressionante. Anche il remo, ma sembra eccessivo. Io potevo lanciare pure questa. Però quando stai là, giustamente, che fai? Ah, c'era una marea di cose da lanciargli addosso. Ma noi abbiamo cazzeggiato un pochino. I just need something to break it. Aspetta. Ok. Però prima di proseguire, scusa, noi siamo arrivati da, siamo caduti da là sopra, quindi in linea teorica queste due casupole le possiamo controllare, ecco.
direi che converrebbe. Appunto. Al massimo di drink. E cura di no. Quanti cazzo ce ne stanno? Proiettili a ripiali. Ma guarda, ti dirò, la pala la prendiamo. Ah, però vedi, forse te le segna anche come... Questa non l'avevamo mai presa, quindi mo ce l'ha segnato così la pala. Quindi diamo pure il remo, magari giusto per segnarcela, no? Ok. Non so se rientra nei... Cose da fare, raccogli tutti i tipi di arma, eccetera, eccetera. No? Questa è sempre la pala, ok. Qua non c'è niente. Ok, ok. Ragazzuoli, io a questo punto direi che ci possiamo salutare qui per questo secondo episodio dedicato ad Alone in the Dark. Ci fermiamo direttamente qui sul ponticello, nella zona piena di marciume. Mi raccomando, voi come sempre... Azzo... Lasciate like, condividete e commentate per farmi sapere la vostra. Ci vediamo alla prossima direttamente da qui. Quelli secondo me ci vengono a PA. Spegna la luce, va. Ci vediamo alla prossima, cari. Seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram.